Salve a tutti ragazzi, buongiorno, bentornati qui sul mio canale 1936, solo io. Video al volo, parliamo di Pordenone Spezia che ieri sera ha anticipato l'inizio della terza giornata di campionato. Grande Pordenone, grandi ramarri che vincono la seconda partita casalinga consecutiva per 1-0 contro uno spento Spezia. Prima di tutto però, raga, mi raccomando, pollice in su, supportatemi, condividete il video nei vari social e se ancora l'avete fatto, ve lo ricordo ancora una volta, iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti, vi iscrivete su YouTube, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina in modo che vi arrivano le notifiche quando faccio nuovi video e seguitemi, vi ricordo sempre che questo è l'unico canale dove si parla di Serie B. Pordenone Spezia è finita 1-0, Barison regala i secondi 3 punti, quindi Pordenone che si porta a 6 punti in classifica, Pordenone che io vi avevo anche anticipato come un'ipotetica sorpresa del campionato, sicuramente la squadra che secondo me fra le neopromosse faticherà diciamo di meno per la salvezza. Non sarà facile per i ramarri, però sicuramente non saranno la vittima sacrificale di questo campionato. Ieri in campo, rispetto alla partita di Pescara, in attacco non c'era Ciurria, ma c'era Candellone titolare, Candellone che effettivamente ieri comunque si è visto anche un po' troppo poco, tranne per un'azione dove l'ha calciata fuori la palla, lì invece doveva tenerla per giocarla, vabbè, ha provato la giocata ma non gli è riuscita, e in difesa al posto di Bassoli mi pare, c'era Camporese, per il resto è la squadra titolare, quella che abbiamo visto anche qui a Pescara, con il capitano Di Agostino a sinistra, Barison, Camporese e l'altro terzino che non ricordo il nome in questo momento. A centrocampo c'era Pobega, c'era Burrai, che poi è colui che ha calciato il calcio di punizione dalla quale Barison ha fatto il gol dell'1-0 all'inizio del secondo tempo. La partita è stata dai ritmi diciamo blandi, un primo tempo giocato fra due squadre che cercavano di studiarsi, lo Spezia ha creato relativamente poco se non un'occasione con Ricci, Federico Ricci, di fronte al portiere del Pordenone dove la calciata alta, la palla sarà arrivata a Milano da Udine, facciamoci sta risata, e poi quell'occasione con Capradossi che è di fronte al portiere, la calciata addosso al portiere, ma lì a differenza di quanto detto in televisione, perché poi in televisione parlano, ma porco miseria, cioè un conto è parlare dalla TV, è un conto è essere in campo, cioè lì è stato bravo il portiere del Pordenone a uscire a valanga su Capradossi. Se il portiere del Pordenone fosse rimasto più indietro probabilmente avrebbe concesso uno specchio della porta più ampio al giocatore, mentre andando incontro al giocatore a valanga gli ha chiuso lo specchio e Capradossi non ha potuto fare altro in quella frazione di secondo che tirare, ma la palla è stata rimpallata dal portiere che era in uscita, quindi in quel caso è stato bravissimo il portiere del Pordenone. Il Pordenone nel primo tempo ha comandato, cioè non solo il primo tempo, per tutta la partita direi, ha comandato il centrocampo. Quello che mi ha lasciato più perplesso è il fatto che lo Spezia abbia lasciato fuori un giocatore come Bartolomei al centrocampo, facendo giocare Mora, Maggiore, e tenendo fuori Bartolomei che secondo me era uno dei perni centrali, un giocatore molto forte per la categoria. C'era anche Ricci a centrocampo a agire da regista, però il secondo tempo Italiano ha subito cambiato le carte in tavola facendo entrare Bartolomei, ma lo Spezia, ve lo dico in pescarese, già capiti in del centrocampo, ha comandato tranquillamente le operazioni di gioco il Pordenone. Secondo me la partita è stata vinta lì dal Pordenone, che seppure il primo tempo ha concluso poco in porta, c'è stato un tentativo di Monachello di sinistro, un sinistro a giro alto, c'è stato quel tentativo di Candellone e quel tiro di Cavazzi poi
da lontano dai 30 metri con Scuffè che l'ha messa fuori. Per il resto il secondo tempo, oltre al gol che è nato da una punizione da destra di Burrai e un colpo di testa di Barison che era sul secondo palo libero di saltare, è stato uno dei pochi errori della difesa dello Spezia. Barison che ha il secondo gol consecutivo in campionato, primo gol l'ha segnato contro il Frosinone nella prima giornata. La partita in pratica si è conclusa con due squadre che fondamentalmente si equivalgono per quello visto, per quanto visto in campo. Sia il Pordenone che lo Spezia forse ieri meritavano un pareggio, che era il risultato forse più giusto, però come dico sempre, nel calcio non contano le parole, non contano gli episodi, nel calcio contano i gol. Chi fa gol vince. In questo caso il Pordenone ha fatto gol con Barison, che ha sfruttato l'unica occasione che gli si è proposta su un calcio da fermo, è stato abile e bravo il difensore dei Ramarri a metterla dentro, bravo Tesser a fare i primi 6 punti in campionato, che intanto mettono 6 punti in cascina, prima cosa, per una squadra che deve salvarsi è tanta roba, 6 punti nelle prime 3 giornate, intanto incominciamo a accumulare i punti in cascina. Lo Spezia è un po' una delusione, mi aspettavo molto di più. Ieri Garabinov è stato inoperoso, parliamo della in modo per essere gentile e non dire altre cose, diciamo che è stato inoperoso, lento, impacciato sul pallone. Veramente io mi attendevo qualcosa di più da Garabinov, perché Garabinov è un attaccante importante, evidentemente al momento è ancora entrato in forma, sappiamo che lui è un attaccante di struttura, quindi ci mette più tempo, forse è partito un po' in ritardo, però quello che io credo è che un Ragusa non può rimanere in panchina. Vedrete che a lungo andare Ragusa giocherà esterno sinistro con Galabino Verricci, perché secondo me già si lì davanti è poca roba. A me è un giocatore che forse sarà un giocatore di movimento, aiuterà il centrocampo, però là avanti il problema dello Spezia che sto vedendo adesso in queste prime partite è il gol. A parte i gol della prima giornata a Cittadella, però sia in casa con il Crotone hanno sofferto, e sia ieri soprattutto a Pordenone si è vista una squadra deficitaria negli ultimi 20 metri. Ieri già si andava poco in profondità, è vero, però ha aiutato molto il centrocampo. Secondo me Ragusa potrebbe essere, sarà sicuramente una carta in più. Io Ragusa lo conosco, è un giocatore che in Serie B ti fa la differenza se sta bene, quindi mi aspetto che il prima possibile Ragusa sia il titolare lì sulla sinistra, insieme a Ricci sulla destra, con Galabinov punta centrale. Bene, raga, è tututto. La partita si è conclusa 1-0, non c'è altro da dire, vi ho raccontato tutto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi invito di nuovo a lasciarmi un like. Scusatemi sto tremolio, ma ho cambiato mano perché sto guidando. Non si fanno i video quando si guida, mi raccomando, lo sto facendo al volo, perché poi oggi pomeriggio cercherò di farvi video anche delle altre partite, questa sera e domani seguiremo tutti insieme questa terza giornata. Raga, buon sabato a tutti, buon fine settimana, buon campionato, buona Serie B, ci vediamo nei prossimi video, pollice in su, supportatemi, condividete, e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo nei prossimi video, ciao, buona Serie B a tutti.